buongiorno a tutti, mi già presentato, sono Andrea Agosti. Il mio talk si chiama Know Your Privacy, perché quello che tenterò di fare oggi non è spiegare un po' di cos'è la privacy, cosa si intende quando si parla di privacy su internet, ma soprattutto, che è una cosa che secondo me manca, voi potete anche conoscere la privacy, ma di solito non si conosce gli strumenti, cosa fanno sulla vostra privacy, come la rendono più sicura o come certe volte la rendono meno sicura. Quindi ok, mi presento, appunto sono Andrea Agosti, sono software engineer, lavoro con Linux dal 2010, lo uso personalmente dal 2005, attraverso varie prove di distribuzioni sono arrivato ad Arch Linux, che è la mia preferita, quindi potete capire che sono un po' pazzo oppure un po' appassionati di questa cosa qua, per la seconda delle cose. Per chi conosce Arch Linux, per chi non la conosce vi invito a provarla, perché vi fa conoscere, vi aiuta a capire come funziona Linux per molto bene. Sono socio, in questo momento sono stato socio, sono stato vicepresidente del Gruppo per 6 anni, fino a quest'anno in cui mi sono un po' preso una pausa. Però continuo ad essere socio e sono qui a fare questo talk, ne ho fatti altri in passato, spero di farne ancora in futuro, vedremo. Allora, cominciando col talk, appunto di tutta la giornata a parlare di privacy, devo capire perché la privacy è così difficile, perché abbiamo perso, secondo me, in questi ultimi anni il concetto di cos'è la privacy. Una volta la privacy era, ok, io sono a casa mia, non ho le finestre in cui le persone possono vedermi, vuol dire che ho la privacy, le persone non possono vedere quello che faccio in casa mia, mi sento in un posto protetto, sono al sicuro, quello che faccio resta nelle mie 4 mura. Vado in macchina, non c'è nessuno che sa quello che faccio in macchina, posso andare in quello posto piuttosto che in quell'altro, sono affari miei, non devo spiegarlo, non devo dare giustificazioni. La privacy era una cosa molto fisica, era io sto facendo certe cose, le sto facendo per conto mio, voglio che qualcuno le sappia, voglio che qualcun altro non le sappia, sono affari vostri. Oggi invece la privacy è molto molto più ampia, perché è molto più ampia perché gli strumenti che abbiamo addosso si intromettono nella nostra privacy. Io posso andare a fare la spesa e il mio cellulare so che sono in un centro commerciale. Io vado al casello e Telepass sa che sono passato di lì. Vado a farmi la corsetta e il GPS tracking dice esattamente che giro ho fatto. Quindi ci sono un sacco di strumenti che registrano quello che fate, vi danno un sacco di informazioni, ma contemporaneamente queste informazioni mostrano quello che fate, mostrano chi siete e creano un profilo. Un profilo che è bello quando voi guardate le applicazioni e dite oh, oggi ho fatto 5 km, bruciato 200 calorie e sono contento. È meno bello quando pensate che qualcuno sta usando quei dati per dire questo è un utente medio che corre più o meno così e così, gli posso mandare ogni tanto la pubblicità delle proteine in polvere piuttosto che dei carboidrati, piuttosto che guarda che bello questo nuovo sito che ti mostra la dieta. Sembrano cose banali, ma effettivamente sono un sacco di informazioni che le aziende, produttori di telefonini, di applicazioni, siti internet, acquisiscono gratuitamente e voi non sapete nemmeno di dargli e meno ancora non sapete cosa se ne fanno. E questo è il problema, voi non sapete assolutamente come le utilizzano. E il problema appunto è che continuano a nascere strumenti o giocattoli che ci piace comprare perché sono belli, lo smartwatch, il tracker, qualsiasi cosa, e creano un sacco di informazioni che vengono registrate. Tutto quello che facciamo viene registrato. E l'altro problema è che non sappiamo perché cosa viene registrato, perché non andiamo a leggere il contratto di utilizzo. Quindi quando voi comprate il tracker, automaticamente, bene o male, state dicendo sì, voglio usare il tracker e do il permesso al produttore del tracker di fare quello che vuole, di sapere cosa faccio. È difficile dirgli di no, perché o non potete farlo, nel senso se tu lo compri automaticamente lo fai, oppure non lo vuoi fare,
perdi il 50% delle funzionalità, quindi hai preso qualcosa e magari non fa quello che vuoi alla fine. E tutti questi dati, che siano il GPS, che siano la mia navigazione, che siano anche i miei viaggi, fanno un sacco di soldi alle aziende. E questa cosa non è banale, perché se voi pensate, le aziende più grosse in questo momento, quelle più famose, Google, Facebook, Twitter, anche se un po' meno, ma tutte le altre aziende, anche quelle che fanno hardware fisici, fanno un sacco di soldi non vendendovi il tracker o il servizio, ma fanno soldi perché voi usate il servizio. Quindi io posso darvi la mail gratis, mi costa un sacco di soldi, non mi interessa, perché se voi siete 1 milione di persone, io faccio molti più soldi dando il servizio gratis a 1 milione di persone piuttosto che farvelo pagare 4 euro al mese o 5 euro al mese. Infatti ho detto mail perché poi parleremo anche della mail in particolare. Cosa succede? Quando voi usate un servizio, non siete una persona fisica con un nome e un cognome, siete un utente qualsiasi, ma siete un utente qualsiasi che le aziende possono capire se siete tra i 16 e i 18 anni, possono capire se siete tra i 18 e i 30, possono capire se vi piace le macchine, se vi piacciono i viaggi, se vi piacciono comprare robe da vestire. Vi fanno un profilo che non dice Andrea Agosti va in palestra tutti i giorni, dice questo è un utente di una certa età che magari è appassionato di attività fisica e che quindi potremmo dargli delle campagne pubblicitarie per certi articoli piuttosto che un altro. Sicuramente magari non gli interessano macchine da cucire perché non le ha mai cercate nella history, però ogni tanto guarda le macchine, ogni tanto guarda i biglietti aerei, quindi è un utente che si muove. Viene anche da capire, secondo me, questa cosa fondamentale che spesso fanno tanto allarmismo ma non si capisce: non siete una persona fisica con nome e cognome solitamente, di solito siete soltanto un utente con un profilo accuratissimo ma senza un nome, senza una faccia. Ho un'idea di chi siete, ma siete la classica foto col profilo grigio di Facebook quando non mettete la foto profilo, siete quella persona lì, però so esattamente l'età che hai, so quello che ti piace. Questi profili vengono creati continuamente, aggiornati da tutte queste aziende, quindi Google ha il suo, Facebook ha il suo, Twitter ha il suo, Amazon ha il suo, perché sono grandi. Le aziende più piccole possono comprare questi profili, quindi dico ok, vado da Google e dico dammi tutti gli utenti a Vicenza tra i 18 e i 30 anni a cui piace andare in palestra, si fanno dare questi profili. Quando loro vedono che tu questo profilo va sul suo sito, sanno già chi siete, sanno già che possono darvi pubblicità. Era un profilo nuovo, ok, devo capire chi è, lo conosco già benissimo, so che posso mandargli questo piuttosto che l'altro. E questo fa soldi, perché non è pubblicità che mandi in televisione e dici chi la guarda bene, se gli interessa bene, se gli interessa a me. Io, azienda che pago per la pubblicità, ho il 90% di possibilità che la mia pubblicità vada direttamente a chi voglio andare, a chi voglio che la veda, e non alla nonna che si vede quanto non ci muovi per andare in palestra. No, non gli serve le cose. Però il ragazzo giovane, l'uomo di 40 anni che va, quello sì, quelli mi interessano, io voglio che vedano quella pubblicità e vogliono che non vedano le altre. E quindi io sono più propenso a pagare questi strumenti, perché so che la pubblicità arriva a chi voglio e non viene, come dire, se va bene va a me, se no okay. Quindi questi profili, aziende come Google e Facebook hanno milioni, centinaia di milioni di profili di persone di tutto il mondo, e cui possono dire con strumenti dammi questo tipo di categoria, dammi quella popolazione, dammi queste persone. E questo permette di vendere alle aziende, ok, tu vuoi vendere una macchina, ti do quelli che hanno la patente, non ti do quelli che probabilmente non ce l'hanno o che non possono permettersi
di comprare un certo tipo di macchine. Appunto, come dicevo, io continuo ad aggiornare, quindi succede, a me è successo anche l'altro giorno, sono andato sul sito per fare gli acquisti di integratori alimentari. Per tre giorni di seguito qualsiasi sito che visitavo era: torna a comprare questa roba qua, abbiamo messo in offerta questo, abbiamo questa cosa che ti potrebbe interessare. Perché mi è successo, il sito da cui ho comprato aveva accordi con Google, loro sanno chi sono, sanno il mio profilo, sanno i miei computer per cui mi utilizzo, hanno visto l'acquisto e nei siti che utilizzavano Google, o probabilmente anche Facebook, non lo sappiamo, dovete andare a guardare esattamente il sito cosa fa, ma quei siti lì sapevano che nei quali dovevano mettere quello perché c'era lo stato, lo sapevano dopo probabilmente 20 minuti, 10 minuti, il tempo di aggiornarsi queste informazioni. E per tre giorni io vedevo solo pubblicità soltanto di quello. Adesso non è che non mi interessa, probabilmente andrò a ricomprare questa cosa qua, però vi fa capire come quello che fate è automaticamente condiviso e viene subito utilizzato per cercare di vendere di più, per fare l'acquisto in più, perché forse ti sei dimenticato questa cosa. E questa è quello che si intende come privacy su internet, cioè quello che voi fate su internet, quello che navigate, quello che andate a cercare, quello che andate a visitare per cercare informazioni, quella è la vostra privacy. E quello che fanno le aziende è cercare di prendervela, perché queste informazioni creano un sacco di soldi, creano un sacco di punto giro di soldi tra aziende, e loro sono interessate a questo. Quindi non è più la privacy fisica di essere, ok, vado al centro commerciale e non voglio che veda che sono lì perché voglio fare un regalo alla mia ragazza e non deve sapere che sono lì. È un tipo di privacy diversa, che però ha degli impatti, perché se voi andate a utilizzare i siti, vi trovate pubblicità sempre di qualcosa, vuol dire che loro, qualcuno sa che, per esempio, avete cercato una macchina per qualsiasi motivo, non vi interessa comprare una macchina, ma per tre giorni sarete bombardati, quattro giorni di pubblicità di questa macchina nuova, questo modello nuovo appena cambiato, perché loro è questo che fanno. Quindi anche quando vedete certi film in cui la pubblicità, per esempio, se non mi ricordo il nome, ma chi passava questo tunnel, la pubblicità cambiava in base al fatto che era il tunnel. È la stessa cosa, il film ve lo mostra fisicamente, ma quello che succede dietro le quinte è esattamente quello che vi vedete qui ora. E il fatto è appunto un sacco di soldi. E per fare la qualità è che se Google vive di pubblicità, tutto quello che vi offre è gratis, perché fa 10 volte tanti soldi soltanto perché voi utilizzate questi servizi. Questo vabbè, l'ho già detto. Allora, adesso spero di avervi fatto capire un po' cosa vuol dire privacy e come le aziende lucrano sulla privacy. Se avete delle domande, fatele pure, potete potermi darmi del tu, non c'è nessun problema. Se c'è qualcosa che spero farvi, interrompetemi. L'altra cosa che volevo fare in questo talk era farvi capire come certi tools che vengono creati per aumentare la privacy o farvi credere che lo fanno, insomma farvi capire come funzionano, perché funzionano e perché non funzionano. Perché appunto ci sta creando una consapevolezza sulla privacy e sul fatto che quello che fate deve essere protetto, non deve essere dato gratuitamente. Ma nonostante tutto, certe volte non si sa come proteggersi, non si sa quello che si può fare, non si capisce veramente l'utilità di certi strumenti o perché pagare per certi strumenti. Cominciando da uno che è disponibile ormai su tutti i browser, per esempio, che era il private browsing o l'incognito modo, dipende dal browser che usate. Questo tool cosa fa? Praticamente voi avete aperto un browser e lui si ricorda chi siete. Siete entrati sul sito, avete salvato le credenziali, automaticamente dice ok, rientri senza fare login perché so già chi sei.
andate su quel sito, cambiate le impostazioni, tornate sul sito e ritrovate le impostazioni nuove. Perché? Perché ci sono degli strumenti dietro le quinte, i cookies o le sessioni o altre cose, che dicono tu sei tu, avevi fatto questa configurazione, sei tornato a tutto a posto. Il private browser, il incognito mode invece dicono io non salvo assolutamente niente, quello che fai durante la tua sessione di navigazione viene perso quando la chiudi, ritorni sul sito, per me sei di nuovo uno sconosciuto, devi fare login, devi cambiarti le cose perché io non salvo niente. Cosa succede appunto? Che quello che vi protegge questa cosa è che il vostro computer non salva informazioni di quello che avete fatto. Cioè lui non dice sei andato su quel sito, nella history non lo vedi, sei entrato da quelle parti, nella history non lo vedi, avevi fatto login, me ne dimentico. Quindi localmente voi avete la privacy protetta. Se qualcuno usa il vostro computer e guarda la history non vede niente perché non viene salvato. I siti dall'altra parte però sì, loro sanno che sei entrato, sanno che magari sei entrato in maniera diversa, ma nel momento in cui tu vai sul sito e fai login, io ti sto dicendo sono io, sono tornato. Dopodiché richiudo la finestra e la riapro, loro non sanno chi sono, rientro le credenziali, ok, loro lo sanno automaticamente. Quello che non viene salvato è il fatto che io sia andato lì due volte sul mio computer locale. Quindi migliora la sicurezza localmente, io non voglio che le persone magari della stanza o che usano quel computer lì possano capire quello che io ho fatto, ma quello che ho fatto in giro per internet è uguale come prima. Quindi il mio profilo, una volta che il sito ha capito chi sono, e vi ripeto, non è nome e cognome, è quell'utente, loro dicono che posso rimandarti la pubblicità, posso registrarmi quello che fai qui adesso, ho cercato una cosa, se cerchi un'altra mi aggiorno informazioni, è tutto come prima. Quindi non è come dire sono anonimo, sparisce tutte le mie informazioni, no, il vostro computer non le salva, non le ricorda, tutto il resto del mondo assolutamente le ricorda. Avete domande su questo? Qualcuno l'ha usato e ha visto cose? So, private browsing è nato intorno al 2008, i primi browser hanno implementato, Mozilla credo dal 2009, però non è mai stata una cosa molto utilizzata. Per esempio è utilissimo se voi usate il computer di qualcuno o per esempio della biblioteca e non volete che ci siano tracce su quello che fate. Io assolutamente questa cosa la consiglio, quando usate il computer di una persona che potete anche affidare, ma non volete lasciare tracce, non volete fare il logout ogni volta perché siete entrati su un sito e poi vi dimenticate di fare il logout, se lo fate sul browser in versione normale viene registrato e eventualmente chi arriva dopo può loggarsi, anzi può loggarsi, si trova già la porta aperta. Se voi lo fate in questa modalità, anche se vi dimenticate, chiudete il browser, viene tutto dimenticato. Quindi comunque è per sicurezza locale del computer. C'è un'altra opzione che anche qui ha avuto un po' di problemi, adesso lo capiamo perché, per il do not track. Cosa vuol dire questa qua? Che quando io vado a visitare un sito gli dico esplicitamente tu non devi tracciarmi, e dice bene, così lui non mi traccia. Il problema è che c'è stata, quindi all'inizio non sono messi d'accordo su cosa vuol dire tracciare. Cosa vuol dire tracciare? Vuol dire che il sito particolare non traccia quello che faccio nel sito, oppure che non devo usare informazioni di altri siti per capire chi sei. Non si sono mai messi d'accordo su questa cosa qua, quindi praticamente è una cosa inutile, che non è attiva di default, perché si sono messi d'accordo che se fosse stata attiva di default le aziende non l'avrebbero rispettata. Quindi cosa succede? Loro ti assicurano che rispetteranno questa cosa, che tu non vuoi essere tracciato, soltanto se chi fa il browser dice io non l'attivo di default, è una cosa che l'utente deve fare di suo, e quindi c'è questa cosa qua. Se ti sono messi d'accordo così, praticamente ogni tanto funziona, qualcuno la rispetta, qualcuno assolutamente se ne frega assolutamente di questa cosa, non c'è nessun
come dire, forzatura legale per cui questa cosa qui sta in piedi. È un'opzione che alcuni browser, tutti i browser hanno, che è anche nel protocollo di comunicazione. In pratica non serve quasi a niente, soprattutto perché non si è mai messo d'accordo su cosa dovrebbe fare questa cosa, questa do not track. Quindi se la trovate e pensate così i siti non possono tracciare da una parte all'altra, purtroppo non è così. Qualcuno lo fa, la maggior parte probabilmente dicono di farlo e non lo fanno. È una cosa che se io per esempio l'ho attivata sui miei browser, ma non ho visto differenza, meno pubblicità o pubblicità, come dire, provo a vedere se sei l'utente giusto, se mi va bene. No, la pubblicità mi arriva lo stesso, quindi la maggior parte dei siti probabilmente non aderiscono a questa opzione. VPN. Qualcuno conosce e sa cos'è una VPN? Ha sentito parlare, l'ha usata? Va bene, allora la VPN è un acronimo per Virtual Private Network. È praticamente una network privata che sta sopra internet, quindi viene utilizzata per connettere un computer a un altro computer, o più solitamente un computer a un network o due network, in maniera sicura. Cosa vuol dire? Io ho il mio computer qui e voglio connettermi alle mie reti di lavoro, soltanto che io sono qua in questa stanza e il mio ufficio è da qualche parte nel mondo, e in mezzo ci sono router, c'è questo wifi, c'è un provider che non conosco, un sacco di persone, ma direi dispositivi di cui io non ho assolutamente fiducia. Ci passo in mezzo, ma non mi fido. Potrebbero fare qualsiasi cosa nel tempo in cui il mio pacchetto parte da qua e va sul mio ufficio. Ovviamente io non voglio questa cosa. Le VPN cosa fanno? Creano un tunnel sicuro tra il mio computer e l'ufficio, in cui quello che passa lì dentro è criptato. Anche se passa per router o switch non sicuri, loro non possono guardare, perché quello che vedono è un sacco di byte in cui non possono capire il significato. Quindi ho un tunnel sicuro dove le mie informazioni arrivano dall'altra parte, l'altra parte le capisce, tutti quelli che sono in mezzo non le capiscono. E quindi posso attraversare una rete non sicura, di dispositivi non sicuri. Come internet funziona con un sacco di router che fanno informazioni, una rete appunto non omogenea, potrebbe esserci tutto in mezzo, le VPN creano una sicurezza tra un punto e un altro. E appunto vengono usati la maggior parte delle volte per connettersi al lavoro, per lavorare da casa o da remoto. Altre volte vengono usate anche perché ci sono veramente dei router malevoli, nel senso che non vogliono che gli utenti del network facciano certe cose. Se le mie informazioni sono in chiaro, loro possono capire cosa sto facendo e possono bloccarmi. Se le mie informazioni passano in maniera che non sono leggibili, magari sono passato attraverso questo progetto VPN. Viene usato per esempio in Cina per uscire dal firewall che hanno loro, che blocca un sacco di informazioni. Adesso stanno bloccando il VPN. Questo succede in qualsiasi stato totalitario dove gli utenti sono confinati, possono vedere soltanto quello che il regime vuole vedere. Il modo per andare fuori era di solito il VPN. Il problema è che si può capire che un nuovo VPN è un VPN, quindi non mi interessa cosa ti passa dentro, ma io ti blocco a priori. Una cosa che... Ecco, quindi comunque questo VPN diciamo rende sicura la comunicazione tra voi e un altro punto. Quindi mi viene anche usata per dire, ok, se io mi attacco a quel provider di VPN da qualche parte nel mondo, se qualcuno vuole vedere dove arriva la comunicazione lo vede fino a là, poi non può capire che sono io, perché diciamo che l'informazione in chiaro è soltanto quel punto là. Questo è vero, nel senso che è difficile, qualcuno che vede da dove arriva la comunicazione vede il provider VPN. È anche vero che il provider VPN sa
chi sta facendo quelle informazioni, sa chi si è connesso, e quindi non è che siccome non state usando il vostro computer direttamente, state usando quello di un altro, siete anonimi, siete comunque rintracciabili. Questo non cambia neanche la privacy, del fatto che se voi andate a visitare un sito e usate una VPN per arrivare a quel sito, perché non è che state cambiando qualcosa, soltanto invece di andare direttamente a presentarmi col mio computer, col mio indirizzo IP che risale a me, sto andando con l'indirizzo IP di qualcun altro. Comunque il profilo del vostro browser, il sito ce l'ha, quindi comunque è il sito che riconosce, ripeto, non come Pinco Pallino e Dragosti, come quell'utente di 30-40 anni, lavoratore. Quindi la VPN protegge la comunicazione, ma non protegge o non vi rende più anonimi. Siete sempre voi, soltanto che da un punto, di solito il vostro computer ha un altro punto finale, che è quello del VPN provider, quello lì è sicuro, nessuno può guardare quello che succede lì dentro. Però per esempio il vostro provider lo può vedere, e quello che succede dopo è comunque, vuol dire, in chiaro, a meno che non sia criptato per altri motivi. E qui state soltanto spostando il punto. Il VPN non servono per rendervi anonimi o irritracciabili, siete comunque rintracciabili. Il caso eclatante di qualche settimana fa, un mese fa, è che un utente che usava un servizio di VPN che diceva: noi non registriamo assolutamente nulla, quindi quello che fai è assolutamente nessuno può sapere, capire chi sei, è stato scoperto lo stesso, perché questa persona stalkerava, faceva veramente stalking su una ragazza, si connetteva da casa e dall'ufficio, anche se il provider della VPN non salvava nessun log, e lui vendeva la VPN perché era, ti assicurava l'anonimità e l'irritracciabilità, è stato intercettato lo stesso. Quindi non è uno strumento che vi protegge, purtroppo, soltanto vi rende più difficile per qualcuno capire chi sei, o comunque vi protegge la comunicazione. Avete domande sulle VPN? Il traffico HTTPS tramite VPN, sì, è comunque intercettabile o...? È comunque intercettabile, nel senso che quello che succede è che il traffico che tu richiedi un sito, il tuo traffico entra nella VPN, viene criptato ed esce dall'altra parte, viene decriptato. In quel punto lì, se era in chiaro, vuol dire io lo posso leggere, se era per esempio SSL, non lo posso, ovviamente è più difficile. Ma non sta cambiando il fatto è che quello che entra sul tunnel VPN sul mio computer è la stessa volta che esce, quindi il fatto che esca dal mio computer, per il fatto che esce dagli altri, non cambia assolutamente niente. Soltanto che nel tragitto, qualunque persona, device che sta cercando di guardare quel particolare flusso di traffico, non può capire che HTTP, perché non è in grado di capire, non è in grado di decriptarlo. Però quello che entra, se entra in chiaro, esce in chiaro, se entra criptato, esce criptato. È soltanto il fatto che quel pezzo lì è sicuro. Ci arriveremo dopo le retro. Sono obbligati a usare il traffico in entrata o in uscita? Allora, il fatto è anche questo, loro sarebbero obbligati, e dipende dal regime da cui devono sottostare, a mantenere comunque delle informazioni di chi ha fatto cosa. Questo provider in particolare, se non mi ricordo il nome, ma lui diceva: io non salvo nessun log, assolutamente niente. Se non mi ricordo dov'era fisicamente, l'utente che lo usava era americano, non credo che il servizio fosse americano, perché è praticamente impossibile che possa fare una cosa del genere. Però comunque è vero che i servizi VPN devono comunque mantenere dei log di chi ha fatto cosa. Dopo non è vero che devono per forza dartelo o sottostare. Per esempio, se tu sei in Svizzera, e ci arriveremo dopo, la Svizzera è molto difficile che via quello che fai a un altro stato, un'altra entità.
Però appunto dipende, capite? Se tu per esempio se vuoi provare un VPN per dire voglio, non mi fido della mia rete, voglio soltanto essere sicuro da qua e là, non hai quel problema. Se vuoi essere sicuro che mi è rintracciabile, allora devi comunque fare un passetto in più e dire che la VPN da sola non basta, deve essere la VPN giusta, devo fidarmi dell'altra parte, perché se non mi fido dell'altra parte cade anche il concetto di VPN. Se io mi connetto a VPN a qualcuno che non mi fido, non sto assicurando niente, non sto avendo come spesso sicura. Lui potrebbe fare qualsiasi cosa perché da quel punto lì lui vede le informazioni che escono. Quindi comunque deve esserci una fiducia tra i due endpoint. Se sono io il mio ufficio, so che è il mio ufficio, mi fido. Se sono io il provider, devo capire chi è questo provider, dov'è, cosa fa, cosa non fa. Questo è importante. Un'altra cosa che diciamo che i provider di servizi amano guardare sono le mail. Il caso più eclatante vuol dire probabilmente Gmail. Perché Gmail cos'è? È il servizio di mail di Google che è nato quando le mail probabilmente era un periodo in cui facevano non erano così belle da usare, c'erano le interfacce web erano molto indietro. Chi offriva servizi di mail sul web aveva un'interfaccia probabilmente molto poco usabile. L'alternativa era usare una mail per mail localmente, non era neanche così bello, non tutti lo facevano, lo capivano così bene. Gmail è arrivato e ha detto ok, dai, proviamo a fare un'interfaccia nuova, usi il mail, te lo do gratuitamente, da un po' di inviti alla volta, faccio un po' di hype. È stata la corsa all'indirizzo Gmail. Adesso ovviamente gli indirizzi Gmail sono milioni, centinaia di milioni. E com'è possibile che questa cosa stia in piedi? Stia in piedi perché tutto quello che avete fatto e fatto Gmail viene registrato quante volte aprite una certa mail, viene registrato dove cliccate, viene registrato cosa c'è dentro le mail, da chi arrivano. Ci sono già i tool che dicono, ah, hai comprato un biglietto, aspetta che ti metto già nel calendario il fatto che stai viaggiando. Perché? Perché succede questo? Perché c'è un programma che legge la mail, capisce, te l'ha mandata Ryanair, bene, questi sono gli orari, bene, calendario, volo. Non è che c'è una persona fisica che sta guardando dentro la mail, ma c'è un programma che dice, prendo tutte le mail, questa le conosco, faccio questa operazione qua. E nel frattempo registro che questo utente ha comprato un viaggio con Ryanair per andare qua, l'ha fatto due volte in un mese, uno che viaggia parecchio. E quindi, fatto per esempio un esempio, che le mail contengono un sacco di informazioni che se qualcuno, e non è una persona, è comunque un provider che prende un sacco di dati e li registra, sa un sacco di informazioni su quello che fate, su quello che leggete, sul fatto che avete le mail list o no. Le mail criptate sono mail che vengono ovviamente generate da me, vengono criptate sul mio computer, viaggiano criptate fino al mio destinatario e solo lui le può leggere. In questo modo chiunque sia in mezzo non può capire cosa c'è dentro la mail, è soltanto la persona che vuole che la legga la può leggere. Perché Gmail non dà un servizio del genere? Sostanzialmente per due motivi. Primo perché non ci guadagna niente. Teoricamente potrebbe ancora capire se io scrivo la mail, potrebbe ancora sapere cosa sto scrivendo. Facciamo finta che non possa leggere questa cosa. Le mail criptate lui ovviamente non può gestirle, non può farci niente. Le posso leggere io nei momenti in cui decido di leggerle. Il secondo motivo è le mail devono essere sicure. Come faccio ad essere sicure? Il fatto che io sto usando un sistema che io posso criptarlo e soltanto l'altra persona può decriptarlo. Il modo come viene fatto questo è un sistema chiave pubblica privata di solito, in cui io faccio una chiave privata, tengo segretissima nel mio computer, non esce da lì, c'è una chiave pubblica che posso dare al resto del mondo. Chi vuole scrivermi prende la mia chiave pubblica, scrive la mail,
la cripta con la mia chiave pubblica e soltanto io con la mia chiave privata la posso leggere. Adesso se io devo mettere la chiave privata dentro Gmail, voi capite che vuol dire non è più un posto sicuro. Non è che Gmail o Google non sia sicuro, però la mia chiave messa su un server pubblico con milioni di altre chiavi, quello che succede è che se a un certo punto c'è un problema di sicurezza, loro si portano via tutto, come è già successo in passato, prendono le informazioni a caso, scaricano tutte, hanno tutte le chiavi private di tutte le persone. Questa cosa ovviamente è un grosso problema, quindi nessun provider, diciamo, di interfaccia web per email vi lascia o vi dà il supporto della criptazione, perché dovete fidarvi di dare la vostra chiave privata al provider. Io sinceramente non mi fido. Potete ancora usare Google o il suo server di posta localmente, configurate Thunderbird, dite ok, lo uso e le mie chiavi, le mie email private le mando dal mio computer. Questo funziona, cioè non c'è niente che vieta. Decidete di non usare l'interfaccia web di Gmail e lo fate localmente, usate soltanto i suoi server. Questo lo potete fare, potete usare Gmail con le chiavi, con le mail criptate. Lui continuerà comunque, quelle che riesce a leggere, che passano attraverso di lui, comunque le legge. Quindi se voi fate una conversione criptata verso il vostro collega di lavoro, nessuno sa niente, gli arrivano le mail, cioè guarda, sei iscritto alla mailing list di questo sito qua, ti mando le ultime informazioni, lui dice oh, questo sito, questo utente è interessato a questa cosa. Quindi le mail criptate vi assicurano la sicurezza del fatto che nessuno possa leggere la comunicazione, in questo caso un testo, tra voi e chi deve leggerlo, ma è soltanto questa cosa qua, quindi soltanto le mail criptate e c'è questo sistema di chiavi che vi permette di farlo. Dicevo appunto sì che Gmail registra tutto quello che fate, quindi qualsiasi click, quante volte cliccate su una mail, il fatto che cambiate le impostazioni, quante mail vi arrivano, da chi vi arrivano, questa cosa qua, Gmail è probabilmente uno dei punti da cui Google fa più informazioni, più profilazioni in assoluto, anche forse più del motore di ricerca. E poi adesso voglio introdurre ProtonMail. ProtonMail è un altro provider di mail, però quello che fa è, vi dice, io non guardo quello che scrivi, io non mi salvo in chiaro quello che scrivi, tutto quello che fai sono affari tuoi, io ti do soltanto il servizio di mail. Però si paga, nel senso che l'account gratuito è molto limitato, quello che vi dà più informazioni si paga. La differenza appunto, loro non fanno soldi, non possono fare soldi, vi assicurano che non fanno assolutamente nessuna affiliazione, quindi non possono dare pubblicità, loro vivono soltanto sul fatto che voi pagate il servizio, perché dite io mi fido di questo provider piuttosto che io lo sto usando per, non già per la maggior parte delle mie cose ammetto che ho ancora Gmail, per quelle che non voglio che passano per Gmail uso altri servizi, perché per l'ufficio o per altre cose assolutamente niente va su Gmail. Questo provider vi assicura anche, ha fatto in modo che la sua interfaccia vi permetta di fare mail criptate che siano criptate sul vostro computer, loro non le vedono, e anche quando le date a leggere loro vi passano il coso della mail criptata e voi la decriptate sul vostro computer, quindi loro vi assicurano tutto quello che fate è vostro, io non leggo le tue mail, sono salvate e criptate sui loro server, quindi non hanno assolutamente modo di dire di darle a qualcun altro o di leggerle. È basato in Svizzera, che già se essere in Svizzera vi assicura già che nessuno può fare pretese, è molto difficile farle, e usano software open source, quindi potete anche andare a vedere come fanno la sicurezza, potete andare a dire io mi fido di ProtonMail perché quello che scrivono, andate a guardare quello che fanno, dovete fidarvi di loro, però quello che dicono di fare fino adesso l'hanno rispettato, quindi hanno rispettato la sicurezza, hanno fatto in modo di rendere più sicuro possibile,
non fanno non hanno tracciamento di nessuna maniera. Io ho l'account gratuito e funziona molto bene, non ha molto spazio, ma per adesso mi va bene. Si può pagare, se voi pensate che la vostra privacy valga i soldi, io vi assicuro che è un servizio ottimo, che ha anche un servizio di VPN. Per questo motivo, se vi fidate del provider VPN, loro sono un ottimo servizio. Non voglio fare pubblicità, non mi pagano per questo, è soltanto che ProtonMail, secondo me, è proprio all'estremo. Se volete, se prendete Gmail o Yahoo Mail o Libero Mail, qualsiasi cosa, ProtonMail è completamente un'altra parte, è un'altra filosofia, un'altra strada, e ovviamente si vive in un'altra maniera, cioè sul fatto che voi lo crediate affidabile e decidiate di comprare il servizio del account. Prima ho fatto la domanda sulle Onion Network, probabilmente voi forse potete aver sentito di Tor, per cui l'ha sentito parlare. Sostanzialmente l'idea di Tor è praticamente creare un network sopra un network, quindi usare internet, ma farci un network sopra internet in cui voi vi collegate a questo network. Le vostre informazioni passano per questo network, escono da un punto a caso di questo network, e quindi è praticamente, diciamo, 99,999% impossibile capire le altre informazioni, anche perché visito un sito e esco da un computer in Germania, visito un altro sito e la mia informazione esce da un computer in Olanda, esco da un altro sito e la mia informazione esce da un computer America. Quindi è praticamente impossibile capire quello che faccio, essere nel punto in cui la formazione uscirà. È impossibile capire, qualcuno ha cercato questo sito in particolare ed è uscito da un Tor network, non avete idea di come tornare poi al computer che ha generato. Quindi praticamente crea questo network in cui quello che entra non si sa da dove esce, ma per il network è però possibile ovviamente la risposta farla arrivare. E quindi questo mix, questo cloud di cose che entrano dentro e non sapete da dove escono, non permette alle persone o alle entità fisiche che vogliono tracciarvi o capire chi siete, non è possibile. Questo, questo vi assicura non la privacy, perché comunque se voi visitate un sito e le informazioni passano per Tor, quello che lui non sa è, ok, cambia di più ogni volta, potrebbe essere vari utenti, però si riesce comunque a capire cosa stai facendo, cosa ti piace, cosa non ti piace, e magari molto più difficile. Quello che non è possibile invece è capire tu sei tu, perché una volta mi arrivi da un indirizzo IP di qualcuno, una volta da un altro, quindi non posso capire esattamente chi sei. E questo viene usato per proteggersi ancora più delle VPN. VPN c'è un punto, c'è una comunicazione punto punto, Tor c'è una comunicazione in cui ci sono un sacco di punti, c'è un sacco di giri che si può fare, e quindi è molto più difficile risalire a voi. E infatti gli utenti che vengono fatti è chi ha problemi, veramente vuole essere irritracciabile per qualche motivo, oppure per un sacco di motivi più o meno legali, molto meno legali, perché appunto se nessuno può rintracciarmi, io posso andare a cercarmi a comprare le mie droghe preferite sul sito che mi offre le droghe, tanto nessuno sa dove è il sito, nessuno sa dove sono io e non è in grado di capire cosa funziona, come ci si arriva da una parte all'altra. Infatti un sacco di servizi sono nati su Tor per questo motivo qua, non è il suo utilizzo più nobile, però quello che fa veramente bene è proteggervi da essere rintracciati da qualcuno che vede, io so che tu stai raggiungendo quel sito lì, sono dall'altra parte, ti aspetto, voglio risalire a te, non sono in grado di farlo, non so dove sei, non so dove è il tuo computer, non so come ci sei arrivato, non so se sei in Italia piuttosto che in Russia piuttosto che in Australia, quindi siete sicuri da quel punto di vista lì.
Ovviamente questa sicurezza la pagate, perché se voi dovete attraversare un network di 1, 2, 10 punti, siete, è molto più lento, quindi la navigazione è molto difficile, non è difficile, è più lenta, quindi comunque la sicurezza la pagate un po' col navigare tranquillamente in un sito all'altro senza problemi. Però deve essere configurato, cioè voi dovete dire di usare questa rete Tor. Il modo più semplice per farlo è usare Tor Browser, che è praticamente un Firefox modificato che automaticamente si connette a questo network e automaticamente tutto passa per Philip. Quindi una delle possibilità è installarsi Tor localmente e configurare il browser per usarlo. Potete anche dire per certi siti voglio usarlo, per certi altri no. Oppure potete usare Tor Browser, che fa tutto il posto vostro, si connette al network e manda, passa tutto di lì, e questo vi assicura appunto un po' di essere irritracciabili quando navigate. Ovviamente poi quello che mandate non può essere protetto, nel senso che se voi usate Gmail attraverso Tor Browser, praticamente state sempre andando da Gmail, le vostre informazioni, il vostro, quello che fate su Gmail viene sempre tracciato, anche perché vi collegate a un account, quell'account lì siete voi, il fatto che vi collegate da un sito, da qui piuttosto che da un'altra parte, piuttosto che usate Tor, alla fine arrivate lì, quello che fate viene tracciato da loro. Ovviamente non può tracciarvi dal fatto di dire ok, sei in Italia, quindi magari ti faccio la campagna pubblicitaria per quello che succede in Italia, quello non lo può fare perché il punto di uscita è a caso e potrebbe cambiare da un accesso all'altro. L'ultima cosa è Tor è un servizio di dark web. Quando sentite dark web, di solito sono layer di network che stanno sopra internet, che per accedervi avete bisogno di un programma o di un protocollo particolare. Tor è un dark web perché lui crea un network che sta sopra internet. Per accederci dovete usare o il browser particolare o installare il network, ma non è l'unico, ci sono un sacco di servizi dark web. Quando sentite questo dark web, solitamente sono dei network in cui per accedervi dovete avere gli strumenti giusti, dovete sapere dove connettervi e altre cose, e il motivo principale è per rendervi anonimi o irritracciabili. Diciamo che sono un sacco di altri servizi, Tor è sicuramente il più famoso e quello che ha avuto più successo, ce ne sono un sacco di altri che sono ancora più nascosti. Peraltro ho messo questa slide soltanto per dirvi, cioè per farvi capire che Tor è un servizio dark web, non sono due cose diverse, perché tecnicamente è un network che sta sopra l'internet normale. Dark web fanno altre cose, ma sono anche le stesse cose. E lo stesso motivo per cui esistono queste dark web, questi servizi, è appunto per fare anche le peggio cose, perché quello che fanno è renderli completamente irritracciabili, o così dicono. Poi ci sono stati dei casi in cui dei servizi che giravano su Tor sono stati rintracciati attraverso delle ricerche che meriterebbero delle lezioni apposta, e ovviamente non lo può fare un utente normale, stiamo parlando di NSA americana che ha una possibilità incredibile. Ovviamente queste cose, diciamo, però dall'altra parte, questi produttori, gli sviluppatori di Tor lavorano per rendere questa cosa più sicura, quindi c'è sempre una gara: se tu riesci a ritracciarmi, io faccio in modo che tu poi non ci riesca. Beh, io penso di essere arrivato alla fine, anche perché comunque non ho molto tempo. Se avete domande o altre cose, che cosa non ho spiegato bene o... Il torrent, cioè, con altro torrent,
col Tor. Allora, col Tor tu non sei rintracciabile, nel senso che tu hai il tuo computer, sei connesso a Tor, fai una richiesta verso un sito, entri nella rete Tor. È conosciuta dal mio provider, cioè quello che dà il servizio, oppure può provarmi a... Il discorso è dov'è il punto Tor da qui. Se tu installi Tor sulla tua macchina, cosa succede? La tua richiesta entra nella tua macchina, la tua macchina è connessa a Tor, le comunicazioni sono sicure, quindi tu entri, quello che esce dalla tua macchina è comunque un flusso criptato che va verso un altro computer, il tuo provider non lo può vedere, non può vedere perché è entrato a Tor sul tuo computer. Se tu per esempio ti collegassi a Tor ma non fosse sul tuo computer, fosse dopo, ovviamente tu desideri arrivare lì. Se quella cosa, se questa comunicazione è protetta, io, se sono lì, lo posso capire, lo posso vedere. Quindi infatti il corso che quello fa Tor è installato sul tuo computer, perché se il tuo computer esce già sicuro, va verso il primo punto e magari questa cosa il tuo provider la può vedere, ma poi basta, nel momento in cui tu vai fuori non sai più, cioè tu vedi i vari Tor, cioè tu puoi vedere i vari Tor network collegati uno all'altro, ma sai che entra, non sai da dove esce, non sai chi esce, quindi tu non sai capire che la mia richiesta è entrata lì, quella richiesta lì, esce uno, esce l'altro, chi è stato a fare cosa. Il problema è questo qua, cioè io come nazione, come regime, posso bloccarti Tor, in che modo? Se io so che tu usi per esempio le porte di default, e so che Tor usa la porta TCP 5000, io te la blocco, poi tu la puoi cambiare, puoi fare gli altri passaggi, tutto. Il discorso è che se io non posso, io vedo un flusso criptato, non capisco che è Tor piuttosto che una VPN, piuttosto che qualcos'altro, ma ne posso capire perché per esempio se è un flusso SSL verso un sito, se io comincio a guardare dall'inizio, vedo l'inizio della comunicazione, quello è un flusso SSL, ok. Se io vedo la VPN partire, quello che fa la VPN, io ti posso bloccare. Cioè devo vedere l'inizio, perché poi quando, se io vedo, arrivo lì e vedo flussi criptati, non so, uno è la VPN, uno è SSL, uno è Tor, non ne ho idea. È difficile, molto difficile capire. Ma se io so che tu stai facendo partire una VPN e me ne accorgo, ti posso bloccare quel momento lì. Quindi in questo modo qua è possibile bloccare una VPN. Sì. Quando ti arriva una mail dove ti chiedono dei dati, diciamo per esempio ti informano che il tuo conto è bloccato, no? Sì. E ti chiedono di cliccare su una certa formula, sì. Cosa significa? Allora, che informazioni hanno a quel punto sul tuo... Quello è diverso, perché quello diciamo è uno scam, nel senso è una truffa, e loro non hanno le tue informazioni, loro hanno trovato il tuo indirizzo email e ne hanno trovati 100.000. Ok, quindi cosa fanno? Prendono, hackerano un sito e fanno per esempio la forma di banca, una a caso, banca popolare di Vicenza. Ok? Quindi faccio un sito truffa esattamente uguale su, perché ho hackerato un sito. Dopodiché prendo le mie 100.000 mail e mando a tutti indiscriminatamente, guarda che il tuo conto sul popolare di Vicenza è bloccato. Tu dici, io non ce l'ho il conto, butto via. Arriva a me, io il conto ce l'ho, cavoli, cosa è successo? Vado a guardare, finisco sul sito. Quindi questo non è che loro hanno informazioni sul fatto che tu hai o non hai il conto, loro vanno indiscriminatamente a dire, oh, voglio provare con gli utenti di Bank of America, mando 500.000 mail a tutti gli indirizzi mail che ho raccattato su internet in maniera legale o non legale, qualcuno ci casca. Qualcuno che è Bank of America non si accorge che è una mail farlocca, loro non sanno che sono io che ho l'account, ci provano, quindi è un po' diverso. Hanno solo l'indirizzo email, magari possono avere qualche altra informazione, ma non sanno se tu hai o non hai il conto, loro ci provano. Non sono a nessun buon punto, insomma, per... No, e quelli lì sono proprio strutturati. E se comunque clicchi nel form che ti chiedono di cliccare, ecco, il problema è questo qua, cosa fanno loro? Cioè tu clicchi sull'indirizzo email, se ti va bene è soltanto un sito in cui hai fatto apposta le informazioni, se ti va male ti becchi direttamente il virus e altre cose,
ma solitamente cosa fanno loro? Loro sperano che tu clicchi sul sito, metti i tuoi dati, quando clicchi loro li registrano e poi in un secondo momento possono dire adesso io provo a entrare con gli account di questo utente, io non so chi sia, però ho i suoi dati e posso entrare. Quindi è quello che fanno, è cercare di recuperare questi dati e immediatamente entrare al posto tuo e fare quello che vogliono. Vabbè, comunque fino a quel punto lui non c'era preoccupato, quindi hanno l'indirizzo email, purtroppo lo spam arriva perché noi lo diamo sul sito, il sito non lo sa in maniera sicura, oppure non lo prendono, quindi purtroppo l'indirizzo email è difficile da proteggere. Basta, cioè se tu vuoi per esempio il mio indirizzo email di ProtonMail, assolutamente non lo uso in nessun sito di marketing o altre cose, perché io so che nel momento in cui lo metto dentro il sito di marketing, questo lo potrebbe vendere a qualcun altro, mi arrivano email, quindi io lo uso soltanto per servizi che ho. Sono sicuro che lo sanno loro e basta. Sì. Diciamo che allora, io sinceramente uso Firefox, ma non dico che sia migliore. C'è Tor Browser che dà meno informazioni ai siti. Diciamo che quello che succede è che i siti fanno un fingerprint del browser, quindi loro riconoscono che tu sei tu perché è il tuo browser che si connette da quell'indirizzo con quei parametri e loro dicono ok, è lo stesso utente che torna. Meno parametri do, più è difficile capire che tu sei veramente tu, che magari non sono, se io ho tre computer sullo stesso UTP e ho io, mio fratello e mio papà, vedono UTP e capisci capire se sia uno o se è l'altro, però dal browser dicono ok, questo è il browser di uno, questo è il browser dell'altro. Ci sono browser che hanno meno informazioni, tu puoi dare più, dire, dai meno informazioni, però solitamente non fa, è difficile questa cosa. E ovviamente anche i siti, la loro guerra è cercare di prendersi più funzioni possibili di noi, con qualsiasi maniera. Ostimo. Vabbè, io ho tempo finito, vi ringrazio l'attenzione.